ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Situazione pessima per le strade della zona industriale di Voltarrosto di Roseto. Manto d'asfalto danneggiato in diversi punti, a tratti impraticabile. Il movimento Identità Culturale Rosetana di William Di Marco chiede un intervento da parte del comune e analizza lo stato dei fatti, che interessa una fetta del territorio importante che garantisce occupazione ed economia. Secondo Di Marco, l'ente ha l'obbligo di coltivare il concetto di bellezza. La bellezza è per dare uno stimolo poi nell'attuazione delle cose che uno deve fare, quindi la bellezza è qualcosa che noi abbiamo, che interiorizziamo e poi dobbiamo saperla applicare. Quindi dalla bellezza derivava la cosa principale per noi, che è il decoro. Quindi al di là adesso di tutto quello che sta un po' accadendo, se ne stanno accorgendo i social e quant'altro, la Roseto abbandonata per quanto riguarda aiuole, strade e quant'altro, però il nostro focus oggi è sulla zona industriale, una zona industriale che è stata abbandonata. E se noi, come abbiamo detto in passato, ci piacerebbe che dall'uscita all'autostrada per arrivare a Roseto ci fosse un trattamento veramente di bellezza e di decoro, ma quello riguarda più per i turisti, noi sappiamo invece che nella zona industriale arrivano rappresentanti, arriva personale vario, ma soprattutto camion che vanno a scaricare a queste aziende che ci sono. Ebbene, trovano una strada in una situazione veramente pietosa, ancora piena di buche, poi con i rattoppi che ci sono stati, che negli anni sono saltati, e quindi un asfalto ammalorato. Altro aspetto che preoccupa è il fatto che nella zona industriale sia completamente assente la fibra ottica. Le imprese sono collegate con il satellite, hanno dei ritardi perché non c'è la stessa funzionalità che si ha con la fibra. Sull'argomento è intervenuto anche Ivan Bisson, esponente del movimento fondato da Di Marco. Certo che noi non possiamo lasciare quello che è, anche per le grandi difficoltà che ci sono al momento, una situazione così alienante e così precaria. L'asfalto è importante anche perché i camion si devono muovere con una certa agilità, anche perché le persone si muovono con una certa agilità, anche perché i collegamenti devono essere anche il bigliettino da visita per quello che sono anche le presenze esterne.